La Fondazione Magna Carta arriva all'Aquila, una promessa mantenuta anzitutto, ma soprattutto con quale scopo? Ma vorrebbe aumentare l'efficienza e la qualità della politica e, se mi consentite, della buona politica. Perché? Perché questa è una struttura di studio dove vengono elaborati i problemi e dove i problemi diventano leggi, ordinanze, emendamenti a seconda dei casi. E c'è bisogno dappertutto di buona politica e di politica competente. Ma io credo che in questa città ce ne sia ancora più bisogno, perché noi abbiamo a che fare con la ricostruzione e completare questo compito è qualcosa, diciamo così, di epocale, e se la ricostruzione verrà completata e completata bene all'Aquila, questo sarà un contributo enorme che noi daremo ad un problema nazionale che diventa sempre più grande, e cioè quello del declino delle aree interne. Questo è un paese che sta diventando duale non soltanto perché c'è il nord e il sud, ma anche perché ci sono le aree interne e le aree della costa, e le aree interne stanno diventando un paese per vecchi, con indici demografici spaventosi, giovani che se ne scappano e i tassi di occupazione che crollano. Tutto questo deve essere regolato e deve essere preso in considerazione dalla buona politica. Concretamente come funzionerà il luogo Magna Carta? Allora, quando c'è un progetto, un'idea, qui si farà un gruppo di lavoro, ci saranno dei seminari, delle conferenze, il problema verrà messo a fuoco, i materiali verranno trasferiti a un ufficio legislativo che già funziona e già opera da tempo, e torneranno sotto forma, diciamo, di prodotto lavorato, e cioè legge, ordinanza, legge regionale, a seconda dei casi. Inoltre la Fondazione avrà una sua attività di dibattito politico e di coinvolgimento dei giovani.